Buon sabato a tutti, sono Maria Rosa Cavalieri dei Ministeri Personali della Scuola del Sabato e in questo momento in cui restiamo a casa in una situazione veramente difficile, pesante, sicuramente cerchiamo nella parola di Dio la forza e la speranza, una forza e una speranza per noi ma anche per chi è intorno a noi. E la lezione di questa settimana ha questa speranza perché ha un bellissimo titolo, Dalla polvere alle stelle. E prima però ci presentiamo perché oltre a me qui abbiamo Tamara Pispisa che è segretaria dell'ufficio 8 per 1000, poi c'è Daniele Benini, pastore della Chiesa Filippina di Roma e segretario dell'associazione pastorale, e Samuele Vella che è contabile dell'Unione delle Chiese Avventiste. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon sabato. Sabato. Buongiorno. Buongiorno, buon sabato anche da parte mia. Abbiamo un messaggio del pastore avventista Franco Evangelisti di Guerrino che si occupa di alcune chiese della Lombardia. Noi sappiamo che la Lombardia è una delle zone più colpite dal coronavirus. Queste chiese sono quelle di cui si occupa Cremona, Pavia, il gruppo di Mantova, però Franco segue poi anche alcuni fratelli che si riuniscono a Vigevano, Soresina, Piacenza e sono zone di cui abbiamo sentito sicuramente parlare dai notiziari, dove ci sono anche delle criticità nel reperimento delle protezioni, dei materiali. Quindi ascolteremo questo messaggio di Franco e dopo il suo messaggio ci guiderà in preghiera il pastore Costantin Dinca, che è pastore a Ragusa, Kate e Sciacca ed è anche direttore del campo siciliano. Quindi ascoltiamo e preghiamo. Gentilissimi e carissimi amici, spero e prego affinché l'Iddio in cui crediamo sia la vostra e la nostra guida in questo momento particolarmente difficile per l'intera umanità. Fino a poche settimane fa, quello che stava succedendo in Italia e nel mondo in questo periodo era impensabile. Si guardava la Cina e l'epidemia scatenatasi come a un qualcosa di tanto lontano da noi. A distanza di un mese ci troviamo tutti immersi nel buio più assoluto. Da venerdì sera 21 febbraio tutto è cambiato. È bastato solo un attimo in un paesino italiano che ha per nome Codogno, in provincia di Lodi, a circa 30 km dalla mia residenza di Cremona. C'è stato il primo caso di un italiano contagiato dalla virus Covid-19. In quei giorni prestava servizio nel gruppo del personale sanitario che lo assisteva nell'ospedale di Codogno, un'infermiera membro della nostra chiesa. È in isolamento a casa assieme al suo marito per avere contratto l'infezione. Da quel momento ad oggi c'è stata un'escalation di dolore, sofferenza e morte, partendo dalla Lombardia fino alle estreme regioni del sud e alle isole. Dopo circa un mese in Italia ci sono più di 80.000 contagi, con i morti che stanno arrivando e che hanno superato gli 8.000, e solo in Lombardia ci sono stati fino ad ora più di 30.000 contagi con 5.000 morti. Nella provincia e città di Cremona, dove vivo, ci sono stati 3.500 contagi e 410 morti. Diceva anni fa il giornalista e scrittore Enzo Biagi nel suo libro Lubianca: «Mi guardo attorno e vedo solo croci». Se la nostra visione del mondo e del significato della vita non fosse alimentata dalla fede, saremmo tentati di arrenderci nei confronti del male. Ma è proprio nei momenti di dolore e di sofferenza che esce fuori qualcosa di inaspettato. Tanti piccoli e grandi gesti di condivisione e di solidarietà che germogliano nel deserto della sofferenza e nel gelido inverno della morte. La parola che si fa carne ogni giorno nei medici, negli infermieri, negli operatori socio-sanitari, in tutti coloro che si mettono al servizio del prossimo, senza interesse e a costo della propria vita,
ci dà conforto e nutre le nostre speranze di vita. Come comunità avventista stiamo collaborando nel servizio di counseling istituito dai servizi sociali del comune di Cremona. Ogni giorno consegniamo pacchi di viveri a circa 50 nuclei familiari in difficoltà che vivono nella nostra città e nei dintorni. Inoltre, dalle prossime settimane consegneremo alla Federazione Provinciale Italiana dei Medici di Medicina Generale di Cremona delle forniture di mascherine omologate e certificate a protezione dei medici di base, una delle categorie sanitarie più a rischio in questa emergenza. Le nostre sono solo delle piccole gocce di solidarietà e di speranza in un oceano di necessità, ma fatte col cuore, vedendo in ogni medico, in ogni infermiere, in ogni paziente, il nostro compagno di viaggio, il nostro amico Gesù. Il Signore sia con tutti quanti voi e vi benedica. Preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, vogliamo, Signore, ringraziarti perché noi in te troviamo rifugio, riparo. Voglio ringraziarti per la fede, per la speranza, per la vita. Voglio ringraziarti perché in questi momenti difficili tu per noi sei un consolatore, sei colui che ci sostiene. Signore, in questi momenti i nostri pensieri, le nostre preghiere vanno verso tutte le persone che combattono contro la malattia e attraversano momenti di sofferenza. Ti voglio pregare per le persone che nelle loro case, lontane da tutti, si sentono sole e abbandonate. Sii, Signore, per loro un consolatore e un compagno di viaggio. Voglio pregarti per la nostra comunità. Aiutaci, Signore, a essere una grande famiglia. E lì dove siamo possiamo glorificarti e lodarti in questo giorno speciale. In questi momenti di avvicinamento allo studio della parola, vogliamo invocare la presenza dello Spirito Santo, che lui ci possa guidare ed illuminare. Ancora una volta, Signore, voglio ringraziarti per quello che fai e farai per uno di noi. E voglio chiederti di riempire la nostra vita con la tua presenza e con le tue benedizioni. Tutte queste cose ti le chiediamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, ora entriamo nel vivo dello studio della lezione. Questa settimana abbiamo studiato il capitolo 12 e vi volevo chiedere, per aprire il nostro dialogo, se c'è un versetto che vi ha colpito particolarmente. A me mi ha colpito molto il versetto 3 di questo capitolo, dove dice: i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. È un bel versetto questo qui, perché appunto ci fa pensare come noi possiamo un giorno essere così delle stelle, praticamente, no? E mi ha fatto riflettere il fatto anche che Paolo in Filippesi riprende un pochettino questo versetto di Daniele. In Filippesi, al capitolo 2, versetti da 15 e 16, no? Dove lui dice di essere irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Ecco, qui sembra proprio che l'Apostolo Paolo riprenda questo versetto di Daniele, no? Gli astri del cielo, risplendenti nel cielo, eccetera. Però mentre in Daniele ha un aspetto, diciamo così, profetico, in Filippesi è più un incoraggiamento ai cristiani nell'essere sempre risplendenti, in attesa appunto di vivere in un modo diverso e di vivere serenamente la propria vita da cristiani. Grazie Samuele, perché questo commento ci porta già dentro il capitolo 12. E facciamo una panoramica. Allora, questo capitolo continua la visione del capitolo 11, proprio i primi tre versetti sono il collegamento. Poi nei versetti da 4 a 12 c'è il messaggero che continua a spiegare a Daniele la visione,
e si focalizza proprio sul tempo della fine e si conclude il capitolo con una promessa a Daniele che troviamo nel versetto 13, una promessa che sembra anche poi rivolta a noi perché c'è scritto tu, lo vedremo poi più tardi questo particolare. E vi volevo chiedere se vi ricordate nella lezione 1 di questo trimestre c'era all'apertura proprio del libro di Daniele la sconfitta di Gerusalemme. Ed è particolare vedere invece qui al capitolo 12 che si conclude con la vittoria, il libro, la vittoria del popolo di Dio. Anche per questo il titolo è così suggestivo, no? Dalla polvere, la sconfitta alle stelle che è la vittoria. E mi ha colpito moltissimo quello che dice Jacques Ducan nel suo libro I segreti di Daniele, proprio sul fatto che la scrittura, il modo in cui è stato strutturato questo capitolo 12 è parallelo alla struttura del capitolo 7, anche se in una sequenza diversa, perché la sequenza, diciamo, del chiasmo, che è poi, diciamo, uno stile che caratterizza tutto il libro dal punto di vista letterario, quindi sono dettagli molto interessanti per chi vuole approfondire. Mi ha colpito, e questo ci aiuta a vedere la struttura del capitolo 12, vedere questa corrispondenza inversa. Per esempio, il capitolo 12 inizia con la venuta di Michele, che è il grande capo, lo troviamo appunto nel versetto 1. E corrisponde nel capitolo 7 alla parte finale, del capitolo, appunto, dove c'è la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi del cielo. Poi c'è, all'inizio del capitolo 12, questo elemento dei libri, c'è cioè un libro, no? Ci sono questi libri che vengono consultati, quindi nell'ultima parte del versetto 1 si parla di un libro e anche nel capitolo 7 noi troviamo, questi libri che vengono consultati nella scena del giudizio. E poi c'è, diciamo, questa immagine del potere persecutore che se nel capitolo 7 la trovavamo con il piccolo corno, diciamo, nei versetti da 8 a 25, qui nel capitolo 12 troviamo descritta un'azione simile a quella del piccolo corno, perché intanto viene menzionato lo stesso periodo di tempo in cui il piccolo corno esercita la sua pressione e lo vediamo al versetto 7. E poi c'è anche qualche elemento in comune con il capitolo 8 di Daniele, quindi l'apparizione di un essere che è probabilmente un angelo che chiede fino a quando questo durerà e poi la descrizione di azioni come l'abolizione del sacrificio quotidiano, l'abominazione della desolazione. Ecco, questa è un po' la struttura del capitolo che poi si conclude con questa promessa. Vi volevo chiedere a voi che cosa avete colto da questi primi versetti, così iniziamo ad entrare nel capitolo 12. È interessante quello che tu dici, Maria Rosa, alla luce di questo equilibrio, di questa interconnessione fra i vari capitoli e quindi anche fra le varie profezie di Daniele. Ma anche interessante anche cogliere quello che anche accennava a Samuele. Per esempio, noi possiamo vedere come sia l'Apostolo Pietro, sia l'Apostolo Paolo e anche Gesù parlano di questi tempi difficili. Quindi la rivelazione biblica ha una sua apoteosi nel tentativo di aiutare il credente, e potremmo dire di aiutare me e noi, e voi che ci ascoltate, a comprendere quanto il Signore sarà vicino al suo popolo, sarà vicino a noi in quel tempo. Daniele 12 pone enfasi su questo momento difficile. Dice il testo: sarà un tempo di tribolazione come non ce n'è mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. Quindi c'è un'attenzione, c'è un particolare intento da parte di Dio, da parte della divinità, di poter aiutarci, di poter fare, di aiutare il popolo di Israele a comprendere che ci sarà un domani, una speranza, c'è un ritorno ad essere popolo, ma in un progetto particolare da parte di Dio che è qualcosa di particolare. Seconda cosa, c'è la presenza e l'intervento di Michele, di questo essere simile a Dio, di questo essere
di questo zio, e noi crediamo che sia Gesù Cristo, che è il protagonista principale di questa azione, e colui che soccorrerà, dice, sorgerà Michael. Quindi non c'è soltanto il desiderio di annunciare che i momenti sono difficili, non c'è soltanto l'annuncio che il popolo, che il regno di Dio sta ristabilito, ma c'è anche l'intenzione chiara di presentare chi ne sarà il protagonista principale per ristabilire questo ordine cosmico che interpella il popolo di Israele, interpella oggi anche me e ognuno di noi. Grazie. Sì, la cosa che mi colpisce, no, in questi brani è particolarmente il tema, il tempo della fine, no? Perché come diceva Daniele si parla di qualcosa di straordinario, di unico, però è anche vero che questo tempo della fine è stato vissuto e concepito nel passato in tanti momenti storici, no? Se noi torniamo indietro, molti dei profeti scrivendo rispetto alla distruzione di Gerusalemme o al ritorno in patria pensavano che allora sarebbe stato il tempo della fine, no? Con la venuta del Messia. Se noi pensiamo anche ai discepoli, i discepoli cosa pensavano? Che qualora fosse stato distrutto il Tempio, no? Ricordiamo il discorso profetico, sarebbe stato il tempo della fine, quindi avevano sovrapposto i due momenti, per cui c'è sicuramente un tempo della fine ciclico che ritorna nell'arco della storia, come per esempio l'arrivo dell'anno 1000, sarebbe stato il tempo della fine, no? Il cambio di millennio spesso porta con sé questo tema. Però poi noi ci chiediamo, questa profezia in particolare a cosa fa riferimento? E comprendiamo con questa profezia che c'è un tempo della fine effettivo, storicamente collocato, che riguarda gli ultimi eventi della storia del mondo, no? E questo tempo a che cosa corrisponde in realtà, se noi andiamo a vedere i secoli in cui è collocato, in cui inizia questo tempo, fine 700, inizio 800? È riconoscibile con l'avvento della società moderna. Proprio in questo periodo nasce la società moderna, una società che cambia totalmente, si passa dalla comunità, da società prevalentemente rurale, in cui c'è anche una dimensione familiare allargata, patriarcale, alla società industriale. La società industriale caratterizzata dalla velocità, la velocità negli spostamenti e nella comunicazione, che fa diventare questo mondo, una volta, diciamo, ormai un villaggio, quello che noi chiamiamo un villaggio globale. Quindi sicuramente c'è qualcosa di straordinario che accade in questa società moderna che arriva. E questo villaggio globale è il villaggio globale nel quale oggi noi ci troviamo. Ci troviamo già da tanti anni, no? Perché ormai il sistema economico è globale, perché abbiamo avuto problemi di sicurezza anche legati al terrorismo e ne abbiamo parlato in termini globali. Ma oggi quello che stiamo vivendo anche in termini di salute è qualcosa che ci sconvolge, perché noi vediamo che in ogni paese del mondo, a distanza di pochi giorni, di poche settimane, ci sono persone che vivono, per esempio, il dramma del coronavirus, nello stesso modo. Quindi siamo ormai, non siamo più una città, non siamo più una regione, non siamo più un paese, ma siamo un sistema mondo. E rispetto a questo sistema mondo vengono fuori degli interrogativi, no? Non so se avete sentito il talk show in questi giorni, no? Gli interrogativi sono: ma questo è un sistema mondo? E da tempo noi ci chiediamo chi governa questo sistema mondo. Si sente la necessità, proprio nei casi di emergenza, di comprendere e di immaginare che ci possa essere un governo di questo mondo, di questa società che è diventata complessa. Questo è un primo interrogativo: chi governa questo, tutto ciò? E il secondo interrogativo, un interrogativo che per esempio ci stiamo ponendo in questi giorni, è la relazione tra le libertà individuali e il bene collettivo, che in questo caso specifico è la salute delle persone, no? E vengono intervistati giornalisti ai quali si dice: ma se dovessimo restringere le libertà personali, diciamo soprattutto in relazione alla privacy, voi cosa pensereste di questo? E molti dicono sì, e noi siamo tentati di dire sì, perché se questo significa limitare un danno alla salute che potrebbe salvare la mia famiglia, me stesso dal virus nel caso specifico, ma da una condizione di precarietà, io dico sì, controllatemi dalla testa ai piedi, no? Purché questo avvenga, no? Per cui è questo, qual è il tema? Che questa non è una domanda che si pone l'Italia oggi, è una domanda che si pone ogni nazione nel mondo, no? E addirittura guardiamo alla Cina quasi come modello, no? Mentre fino a qualche tempo fa la Cina
era l'ultimo dei grandi paesi che speravamo arrivasse a un livello di democraticità maggiore, oggi diciamo ma forse comunque un controllo gestito in un certo modo a questo punto in un villaggio globale è necessario, chiaramente è una domanda aperta, però queste domande ci fanno comprendere ancora di più l'eccezionalità del periodo nel quale stiamo vivendo. Grazie per questi interventi, questo versetto 1 è veramente ricchissimo, quello che abbiamo letto e studiato è attuale e si riaggancia, come dicevi tu Tamara, proprio a questo tempo della fine, no? Che è espresso al capitolo 11 nei versetti da 40 a 45. Qui si parla proprio, per quello che diceva anche Daniele, di questo tempo di angoscia, come dicevate. Il popolo di Dio, ma anche l'umanità in generale, hanno sempre vissuto tempi di particolare angoscia, che sono poi una conseguenza, come dicevamo la volta scorsa, di questo conflitto, grande conflitto, che è stato ingaggiato dal diavolo, l'avversario di Dio, contro Dio. L'obiettivo è distruggere le vite delle persone, allontanarle, no, dalla salvezza. Però qua si parla di un tempo di angoscia come non ve ne fu mai. Mi è venuto in mente il testo in cui Gesù cita proprio questa parte di Daniele, ed è Matteo 24, quando parla proprio della grande tribolazione. Oggi, come dicevi tu Tamara, ci sono tanti problemi, no? Dall'inquinamento, carestie, le migrazioni disperate dei popoli che ora sono passate in secondo piano, no? Rispetto all'angoscia per il coronavirus, ma anche il crollo dei valori nella società che porta a violenze anche inaudite. Qui nel versetto 1 si parla di un momento in cui la sofferenza, questa angoscia, questo isolamento si fanno sentire a livello cosmico, e oggi proprio, come dicevi tu Tamara, siamo in quella direzione, riusciamo a vederla, però è importante vedere in questa angoscia che il capitolo 12 inizia proprio con il sorgere di Michele. Abbiamo visto che Michele è Cristo, è Gesù che ritorna, lo abbiamo visto la volta scorsa, quindi questo verbo sorgerà in ebraico, no? Ha prima di tutto un significato militare e di conquista, no? Di intervento. E scorrendo velocemente, se vi va anche con me di vedere il capitolo 11, riusciamo a riconoscere questo verbo, perché indica in più punti il sorgere aggressivo dei vari re, dei vari regnanti della storia. Per esempio al capitolo 11 al versetto 2 si dice che in Persia sorgeranno ancora tre re, sorgeranno, no? Poi al versetto 21 dice al suo posto sorgerà un uomo spregevole, e qui si inizia appunto a parlare della profanazione del santuario. Quindi questo sorgere, che è un gesto di attacco, di aggressione, che poi nel capitolo 11 continua sino alla fine, culmina nel capitolo 12 al primo versetto, dove dice che Michele sorgerà, ed è un sorgere che metterà fine a tutto questo, a questa aggressione. Anche al capitolo 7, quando abbiamo studiato, abbiamo visto Michele che ritornava appunto la sua figura apparire davanti al vegliardo in una scena di giudizio. E anche qui il verbo è sorgere, quindi è un atto di difesa di Cristo nei nostri confronti, una presa di posizione di Cristo nei nostri confronti. E mi ha fatto pensare anche a un altro versetto, che è in Romani al capitolo 8, ed è il versetto 31, quindi chiedo se qualcuno di voi lo può trovare, lo può leggere, Romani 8, 31. Che diremo dunque a riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi qui proprio è bellissimo questo testo, se poi andiamo avanti a leggere, non abbiamo tempo, ma chi vuole lo potrà fare. Si parla proprio di Cristo, di Michele, che è morto per noi, è risuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi. Quindi nessuno ci può separare, no, da questo, e nessuno nella spada, nella tribolazione, no, prosegue qui l'Apostolo Paolo, nel pericolo, nella fame, nella nudità. E quindi questo Michele che sorge per noi, per difenderci, per anche difenderci dalle accuse
dell'avversario come nostro appunto intermediario, ecco. E è molto bello anche il Salmo 23, versetto 4, che trovo anche molto vicino alla situazione che stanno vivendo tanti in questo momento. Chi è che può leggere? Salmo 23, versetto 4. Vai, Tamara. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Quindi anche questa valle dell'ombra della morte, forse questo tempo di stretta come non ve ne fu mai, che può capitare nella vita di una persona, in un momento veramente tremendo come quello che stiamo vivendo, lo vivono in tanti, ma che qui ha appunto questa valenza nel tempo finale, no? Questo tempo di angoscia mai visto, questa valle dell'ombra della morte, non dobbiamo temere perché Dio è con noi. E tornando, diciamo, andando un po' più avanti, sempre in questo versetto 1, alla fine c'è menzionato un oggetto ed è un libro, è scritto che sarà salvato, che sarà trovato, iscritto in questo libro. Ma di che libro si tratta? Voi vi siete fatti un'idea? Nella Rivelazione biblica si parla diverse volte del libro, anche se nell'Antico Testamento spesso i contratti o una vendita veniva fatta con una semplice stretta di mano, ci sono anche però delle situazioni in cui il libro diventa il documento che conserva la memoria di quello che è successo in maniera imprescindibile. Quello che qui cita il libro di Daniele lo troviamo anche nel libro dell'Esodo, lo troviamo anche nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, al versetto 20, quindi Gesù stesso fa menzione di questo, quando dice Luca 10, 20, non rallegratevi però perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. E andando nel libro poi dell'Esodo troviamo che Mosè chiede a Dio, cancella me dal libro della vita, ma salva questo popolo. Diciamo, ci risulta umanamente strano che Dio abbia bisogno di un libro, ma credo che questa espressione voglia ricordarci non tanto il bisogno che Dio ha di avere un database in cui conservare i fatti, gli atti, le persone, ma il bisogno che Dio ha di presentare all'universo i documenti di carattere storico per rendere testimonianze di quello che è successo, di quello che gli uomini hanno fatto e di quello che lui in particolare ha fatto, grazie a Michael, per rendere onore al suo impegno fin dalla creazione e per rendere giustizia ai suoi figli. Quindi Dio è attento, Dio non dimentica e Dio desidera giustificare, e il millennio è una dimostrazione anche questo, è giustificarsi dinanzi all'universo di quello che è stata nel passato la sua azione. Grazie Daniele, ecco quindi questo libro, e abbiamo quindi visto in questo primo versetto ricchissimo, come dicevo prima, la descrizione di questo tempo di distretta, e abbiamo visto che però possiamo contare solo su Michele, che è Gesù Cristo, quindi sulla sua azione, su quello che lui fa per noi. Allora, questo versetto e anche tutto il contesto in cui si inserisce mi fanno chiedere a che punto è la mia relazione con Cristo, visto che è solo Cristo che ci può aiutare, che può avere cura di noi, che ci può difendere. Solo su Cristo noi possiamo contare. Quindi qual è la nostra esperienza con Cristo in questo momento? Non so se qualcuno di voi vuole commentare su questo. Ecco. Beh, prego, prego, vai Tamara. No, la domanda è sicuramente per certi versi anche difficile, no? Perché io so la relazione che ho oggi con Gesù, nello stesso tempo rispetto alla difficoltà, ai momenti veramente difficili, no? A volte uno si domanda, riuscirò ad avere chiara questa visione che ho di Dio? Riuscirò a comprendere che questo amore
suo può aiutarmi a superare anche, no, i momenti difficili. Devo dire che per la mia esperienza è stato così, momenti più duri, momenti di grande sofferenza sono quelli in cui la sua mano è diventata una protezione affinché pur in quel grande dolore potessi andare avanti e ritrovare la strada. Diciamo, quindi in questo senso sicuramente ho visto fortemente questa mano che protegge. Poi quello che mi conforta, no, in vista di questo giudizio, e quindi è sapere qual è il carattere di Dio. E vorrei fare riferimento a un brano che a me piace tantissimo, un brano che si trova nell'Antico Testamento, quindi dove ancora noi abbiamo un Dio che a volte reputiamo severo per certi brani che ancora non comprendiamo completamente, però ecco che abbiamo in Ezechiele 18 veramente l'essenza del Dio che poi si rivelerà in Gesù, no? Quando a un certo punto lui dice: voi mi accusate che io sono ingiusto, quindi Dio si mette a discutere con noi e dice: ma sono io che sono ingiusto o siete voi, no, che non siete giusti? E poi cosa dice? Io non provo piacere nella morte, e non dice nella morte del giusto che muore. Dio dice: io non provo alcun piacere nella morte dell'empio. Cioè, Dio non ha piacere che muoia l'empio, e dice: convertitevi e vivete. È questo che vuole Dio per noi. Cioè, Dio ci ha scritto tutti, ci vuole tutti in quel libro, no? Questi nomi sono stati pagati a caro prezzo e sono lì in questo libro, però chiaramente sta a noi scegliere da che parte vogliamo stare. Ecco, questa immagine di questo Dio che non prova piacere nella morte neanche dell'empio, sicuramente mi dà comunque sia quella forza di superare la difficoltà. Grazie. Durante questi giorni particolari in cui ci soffermiamo spesso a leggere, a ascoltare o a vedere informazioni sul Covid-19, c'è stata una, il racconto di un'esperienza che mi ha molto interpellato, di un paziente isolato perché appunto è contagiato, che non ha avuto la possibilità, come tantissimi altri, come tutti, di non avere familiari vicino, che prima di morire alza la mano e accarezza il casco dell'infermiere. Ecco, questa scena mi ricorda e mi interpella molto, perché nella mia esperienza di salvezza, nel mio bisogno di aggrapparmi a questo dono grande di Dio, io sono solo con Dio, non posso contare sulla mediazione degli altri, non posso contare sulle mie buone eventuali opere, non posso contare sulle mie capacità, ho soltanto la possibilità di cogliere quella mano di Dio che mi accarezza e che mi dice: figlio mio, io ti ho salvato, ti ho riscattato in Cristo Gesù. Quindi questo bisogno di aggrapparmi a questa promessa e di accettarla per fede in maniera incondizionata, perché noi ci dobbiamo presentare, siamo soli davanti a Dio, ma ricordiamoci che abbiamo come mediatore Michael, il grande sommo sacerdote Cristo Gesù. Sì, infatti è molto bello questo che avete detto, perché alla fine, perché i nostri nomi siano scritti in questo libro della vita, che cosa serve? Ha già fatto tutto Cristo, no? Cioè, noi dobbiamo semplicemente accettare quello che lui ha fatto per noi, confessare i nostri peccati, e la salvezza è già presente nella nostra vita, non serve altro perché i nostri nomi sono scritti in questo libro. Quindi questa relazione con Cristo, noi ne abbiamo bisogno e dobbiamo essere pronti per questo. Quindi voglio invitare me stessa, tutti noi che siamo qui in ascolto, a avere questa relazione stretta con il Signore, perché questi testi ci portano al momento in cui questo Signore noi incontreremo, e il ritorno di Cristo è una speranza così attesa nei secoli dai credenti di ogni epoca. Ma che cosa significa quindi questo evento? Che cosa rappresenta questo evento? Ma sicuramente un po' come nella Chiesa che rappresenta la sposa, no? Nelle profezie bibliche. E noi siamo in attesa di questo, di questa sposa, cioè la sposa siamo noi siamo in attesa dello sposo, no? Che è appunto Gesù, che come scrive in Giovanni 14, da 1 a 3, no? Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, io voglio prepararvi un luogo, e quando sarò andato, l'avrò preparato, tornerò e vi accoglierò presso di me, no? Questo è sicuramente una cosa bella, perché
ci fa capire come il Signore sta preparando qualcosa per noi, no? Lo sposo sta preparando la casa per la sposa, no? È bella questa immagine, a me piace molto, no? Ricordo molto, per esempio, la sposa in Apocalisse 12, no? Versetto 1, dove appunto c'è scritto che una donna rivestita da apparve in cielo, una donna rivestita dal sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle, no? Bellissima questa immagine di questa sposa piena di luce, no? Che questa luce che ci verrà sicuramente poi dallo sposo, no? E quello che a noi ci viene chiesto è quello di essere pronti, quindi di prepararci a questo incontro che avremo con il nostro sposo che ci sta aspettando. Grazie, poi è bellissimo al versetto 2 e anche al versetto 3 quando si parla di quello che accadrà, no? A questo momento del ritorno di Cristo, dove ci sarà un momento di risveglio di quelli che dormono nella polvere della terra, e alcuni si risveglieranno per la vita eterna, altri, dice, per la vergogna, per un'eterna infamia. E al versetto 3 dice che i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato la giustizia risplenderanno come stelle in eterno. Questi versetti ci fanno ricordare anche poi quello che è detto in Prima Tessalonicesi al capitolo 4 sulla risurrezione, quindi la speranza del ritorno di Cristo è collegata a questo momento che viene descritto qui in Daniele 12, cioè un momento in cui ci sarà una risurrezione, quindi una speranza per chi è oppresso, per chi è malato, per chi anche è perseguitato e vive situazioni veramente terribili oggi. Il ritorno di Cristo è una speranza, l'intervento di Michele è una speranza che si realizzerà. E guardando Daniele 12, al versetto 4, quindi stiamo andando avanti nel testo, ad un certo punto noi vediamo che l'angelo dice a Daniele di tenere nascoste queste parole e di sigillare questo libro fino al tempo della fine, quando poi molti studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ma perché? Cosa significa, diciamo, questo sigillare? È interessante che l'angelo dice a Daniele di sigillare il libro. Sicuramente è Dio che ha permesso, che ha voluto che questo libro rimanesse ermetico fino all'inizio dei tempi della fine. Secondo noi essenzialmente per due ragioni. La prima ragione è una ragione di carattere storico. Durante i 1260 giorni in cui il piccolo corno ha operato in maniera scellerata, autoritaria, e ha perseguitato i figli di Dio, quel libro, se fosse stato capito da alcuni del popolo di Dio in quel momento particolare, e sicuramente qualcuno lo ha anche studiato, lo ha anche in parte compreso, sarebbe stato anche il libro stesso distrutto, e quindi l'autorità e il dominio di questo potere non avrebbe permesso che giungesse oggi fino a noi, perché è dal tempo della fine che non soltanto la comunità avventista, ma il mondo protestante e anche il mondo cattolico in parte hanno cominciato a studiare questo libro, come altri libri profetici hanno potuto comprendere il suo contenuto. La seconda ragione è una ragione che attiene ad un piano preciso di Dio, quello di fare in modo che la profezia apocalittica non ci è data per comprendere il futuro, ma per riconoscere e capire il presente. E questo libro di Daniele ha soprattutto un senso, un valore spirituale per noi, per tutti gli uomini che vivono il presente, per comprendere qual è l'intento e il piano di Dio per il suo popolo e per il suo regno. Per capire il tempo in cui viviamo. Grazie. È interessante questo. Al versetto 6 ci addentriamo poi in una sezione dove ci sono dei riferimenti temporali di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, e c'è un uomo, che probabilmente è un angelo, che fa una domanda sul tempo. Dice: quando sarà la fine di queste cose straordinarie?
E come la volta scorsa lanciamo un approfondimento del pastore Saverio Scucimari, che è docente presso la Scuola Ventista di Teologia Villa Aurora a Firenze e che ha scritto anche il nocciolo della questione di questo trimestre, ed è un video che fa da riassunto ma anche da approfondimento, quindi lo guardiamo insieme. Ciao a tutti. La parte finale del libro di Daniele contiene tre riferimenti temporali, i 1260 giorni, i 1290 giorni e i 1335 giorni. I 1260 giorni li conosciamo già perché corrispondono ai 3 anni e mezzo di Daniele 7 e vanno, come potete vedere da questo grafico, vanno dal 538 d.C., che è l'anno in cui, diciamo, sorge il potere papale, fino al 1798, che è l'anno in cui il Papa viene fatto prigioniero per ordine di Napoleone Bonaparte, e quindi inizia un periodo in cui le potenze europee iniziano a sottrarsi al potere della Chiesa. Questo periodo di 1260 anni è un periodo di persecuzioni, appunto, che è abbastanza noto perché è già apparso in precedenza nel libro di Daniele. La novità invece sono i 1290 giorni e i 1335 giorni, però per comprendere queste due date dobbiamo dare uno sguardo d'insieme a tutta la linea temporale contenuta nelle profezie del libro di Daniele, per cui vi riporto di nuovo qui a questo grafico. Allora, voi vedete che nel libro di Daniele c'è un'unità di tempo molto ampia che si trova nel capitolo 8 di Daniele, versetto 14, si tratta cioè di 2300 giorni che nella storia corrispondono a 2300 anni. La prima parte di questi 2300 giorni sono le 70 settimane, cioè 490 anni, che si trovano nel capitolo 9 di Daniele e che dal 457 arrivano fino al 34 d.C., che è sostanzialmente l'anno della conversione di Saulo da Tarso, oltre che della morte di Stefano. Invece, ecco, qui ora entrano in gioco le due nuove date, 1290 anni, 1335 anni. Cosa sono? Sono due indicazioni temporali che non fanno altro che agganciare la profezia dei 1260 giorni alla parte finale dei 2300 anni. E qui lo vedete bene in questo grafico. Quindi abbiamo detto prima che questo 538-1798 sono i 1260 anni. Ora, i 1290 anni cosa fanno? Riportano indietro questa profezia di 30 anni fino al 508 d.C. E poi i 1335 giorni la riportano avanti fino al 1843. E appunto l'anno dopo, il 1844, è la conclusione della profezia dei 2300 anni. E quindi voi potete vedere come, grazie a queste due indicazioni di tempo, i 1290 giorni e i 1335 giorni, la profezia dei 1260 anni viene agganciata alla parte finale dei 2300 giorni di Daniele. Ora però, non so se ci avete capito qualcosa, ma insomma, è un po' complicato il discorso, ma spero che il grafico vi possa aver aiutato. Il punto è che in queste profezie, le date e le indicazioni temporali sono importanti, però più importanti di questi sono invece gli eventi, cioè i fatti che sono rappresentati da questi periodi di tempo. Abbiamo già detto, per esempio, che i 1260 anni corrispondono a un lungo periodo di persecuzione da parte della Chiesa medievale. I 1290 giorni, invece, secondo quello che dice il capitolo 12 di Daniele, corrispondono al periodo dell'abominazione della desolazione. Che cos'è? È un'espressione unica nel libro di Daniele che indica l'unione adultera, l'unione illecita tra il potere politico e il potere religioso.
Tanto per intenderci, Gesù usò questa espressione che aveva preso in prestito da Daniele per riferirsi a quando a un certo punto, durante il periodo della distruzione di Gerusalemme, la spada sarebbe entrata dentro il santuario. Ecco, e quindi questa immagine della spada che entra dentro il luogo santo è un'immagine chiara dell'abominazione e della desolazione, cioè quando santuario, cioè potere, il realtà religiosa, potere religioso, si unisce con la spada, il potere politico, ecco che il risultato è qualcosa di abominevole, perché appunto, come dicevamo prima, quella poi è la sorgente di tutti i mali, di tutte le persecuzioni, di tutte le forme di intolleranza religiosa. I 1335 giorni invece sono un tempo di attesa, dice Daniele capitolo 12, beato chi aspetta e giunge fino a 1335 giorni, quindi è un periodo di attesa del compimento di una speranza. Quale speranza? Lo vediamo dal grafico, il 1844, cioè l'anno della purificazione del santuario. Ok, dopo questo intervento di Saverio, io volevo giusto dire due parole per legarmi anche al mio precedente intervento. Con il tempo della fine si crea un interesse particolare della profezia biblica. E io qui ho con me un libro interessante di Alfred Vaucher che riporta la storia, dice il titolo, una celebrità dimenticata, padre Manuel de la Cunza. De la Cunza è vissuto dal 1731 al 1801 e ha scritto una somma opera in 5 volumi che è il tentativo di un commento delle profezie bibliche, in particolare di Apocalisse ma anche Daniele. E gli storici del secolo XVIII dicono che la Cunza, che tra l'altro è vissuto diversi anni a Imola, vicino a Bologna, ha scritto quest'opera tradotto in il missionario Wolf, che si serviva della traduzione inglese, ha parlato anche di una traduzione tedesca, italiana e latina. Quindi pensate, in quel tempo questo libro, questa opera, in 5 volumi di La Cunza, è stata tradotta in cinque lingue e La Cunza, assieme a 20 gesuiti, hanno lavorato per la realizzazione di quest'opera che ha avuto delle grossissime difficoltà ad essere accettata, naturalmente, in quello che era il clero o la direzione della Chiesa Cattolica. Ma viviamo in un momento particolare in cui ci sono delle menti, degli uomini in maniera trasversale che danno del tempo a iniziare uno studio, a dissuggellare il libro di Daniele, che diventerà poi per Miller qualcosa di particolare per portare avanti la sua predicazione almeno per 10-15 anni. Giusto un dettaglio, io vedo qui qualcosa di interessante, vedo il tempo supplementare. Il libro di Daniele potrebbe concludersi al versetto 4 del capitolo 12, dove Dio dice: ma tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine, molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Quindi una conoscenza che è legata alla conoscenza di questo libro, che viene dissuggellato e che svela un mondo particolare di quello che è l'intenzione e l'azione di Dio nella storia, in particolare nel tempo della fine. Ma, come diceva anche Saverio, quello che viene dopo io lo ritengo essere un tempo supplementare, nel senso che Dio desidera, attraverso 1290 giorni, 1335 giorni, ulteriormente ribadire l'intenzione che ha per l'umanità, la passione che ha perché il suo regno abbia inizio e inizi il regno eterno. Questo per me è fantastico, è come per dire: ho ancora una cosa che vi voglio ricordare, non dimenticate che il tutto andrà a finire molto, molto bene.
Grazie Daniele. Diciamo che il versetto 11 lo vorrei leggere perché dice: dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. E poi il 12 dice: beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Allora, questo testo, come anche poi nei capitoli 8, 10, anche al capitolo 11, praticamente mette al centro la sostituzione del quotidiano con l'abominazione della desolazione. Ci ricordiamo, anche Saverio nel nocciolo sottolineava questo, che il quotidiano era quel servizio che veniva svolto giornalmente all'interno del santuario ebraico, che poi illustrava il piano della salvezza di Dio, no? Quello che Dio fa per noi, la morte e la risurrezione di Gesù, anche il ruolo dello Spirito Santo nel condurci a Dio, nella conversione. Allora, che cosa è successo nel 508? Che uno degli eventi, diciamo, chiave di quest'anno è la conversione del re dei Franchi, Clodoveo, che praticamente si battezza alla fede cattolica, e fu un evento importante perché preparò la strada poi all'unione tra la Chiesa e lo Stato, che è un elemento che continuerà poi per tutto il Medioevo. E quando questa unione avviene, avviene l'abominazione della desolazione, perché il piccolo corno nel periodo medievale, proprio lo Stato Pontificio, inserisce nel piano della salvezza altri elementi e quindi porta le persone a pensare di essere salvate per le loro opere, ad affiancare altre figure a cui rivolgere le proprie preghiere, affidare la propria salvezza ad altre figure, non più solo a Cristo. Quindi questo schema che anche abbiamo visto col pastore Scucci-Marri, dal 508, contando questi 1290 giorni, che poi col principio giorno anno sono degli anni, arriviamo al 1798, che è il momento dell'abbattimento del piccolo corno. Però al versetto 12, quando il messaggero aggiunge con Daniele di aspettare, no? Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, è un periodo di oscurità quello, dove vediamo che attraverso la riforma protestante pian piano questo messaggio del santuario, di questo piano della salvezza, la salvezza appunto per grazia, non la salvezza per opere, una salvezza che ha Cristo al centro. Tutto questo con la riforma protestante, tutta la preparazione prima, dopo Martin Lutero, aiuta a preparare il terreno per quello che avverrà in questa profezia, perché se aggiungiamo questi 1335 anni dal 508, arriviamo ad un periodo in cui delle persone, come dicevi anche tu Daniele, studiando il libro di Daniele e la Bibbia, riscoprono la legge di Dio, questo ministero di Cristo nel santuario celeste, il giudizio, quindi il tema del giudizio investigativo. Quindi questi versetti 11 e 12 del capitolo danno proprio una speranza sulla presenza di un popolo che parla della visione biblica della salvezza, parla di Dio, del suo amore, del suo ritorno. Quindi il libro di Daniele e anche l'Apocalisse ci mostrano che in questi tempi finali, nonostante la violenza e l'imposizione torneranno per diffondere quei valori religiosi che sono contrari a Dio e che cercheranno anche poi di prevaricare la coscienza degli individui, no? Con questa violenza di imporli, ci dicono questi testi che anche allora, nel tempo della fine, ci sarà qualcuno che si riferirà solo al messaggio biblico e a Cristo come unica fonte di salvezza. Su questo guardiamo un altro video del pastore Scucci-Marri, che parla della purificazione del santuario e della data del 1844. La profezia di Daniele, capitolo 8, versetto 14, è la profezia dei 2300 anni, che sono un periodo di tempo che si riferisce alla purificazione del santuario. La purificazione del santuario avveniva nel giorno delle espiazioni, che nel calendario ebraico era il rituale del giudizio. E il giudizio era appunto rappresentato da due capri, un capro per l'Eterno e l'altro per Azazel, cioè per il diavolo. Il primo capro, quello per l'Eterno, veniva sgozzato e il suo sangue veniva portato nel luogo santissimo, un luogo particolarmente
intimo e riservato del santuario, che era la sua parte più importante, dove aveva accesso solo il sommo sacerdote una volta l'anno, appunto nel giorno delle espiazioni. Il sommo sacerdote vi arrivava col capo, col sangue del capro per il Signore, e lo spruzzava questo sangue sull'arca dell'alleanza, che era un baule preziosissimo, il cui coperchio era d'oro massiccio, che rappresentava il trono di Dio. Poi il sommo sacerdote usciva dal luogo santissimo, prendeva il capro per Azazel, imponeva le mani, i peccati di tutto il popolo venivano in qualche modo attraverso questo simbolo trasferiti su questo capro, e poi il capro veniva allontanato nel deserto dove moriva. I due capri, il capro per l'Eterno, quindi per Dio, insomma, per il Signore, e il capro per Azazel, quindi per il diavolo, rappresentavano Gesù Cristo e Satana. Come il primo capro che muore e il suo sangue viene spruzzato sull'arca dell'alleanza, così Gesù si incarna, muore, risuscita, sale al cielo e si siede alla destra di Dio Padre, sul trono di Dio, che è il trono del regno e della vita eterni. Il secondo capro invece, su cui vengono trasferiti i peccati del popolo e che poi muore allontanato nel deserto, rappresenta il diavolo, che alla fine dei tempi verrà allontanato e distrutto per sempre, portando su di sé la colpa dei peccati sia suoi che di tutti coloro che lui ha indotto in tentazione. Il tema del giudizio ha certamente un suo lato drammatico, ma nella profezia dei 2300 giorni di Daniele, esso viene presentato nella sua luce positiva, cioè la purificazione del santuario. Prima il cielo e poi la terra verranno purificati per sempre da ogni scoria di male. Il male è stato sconfitto da Gesù sulla croce attraverso il perdono, ma perché la vittoria possa essere completa e definitiva, bisogna che al perdono faccia seguito la purificazione, cioè l'eliminazione di ogni radice di male, sia nel cielo che sulla terra, e la restaurazione di un mondo in cui dolore e morte non ci sono più, ma c'è solo gioia e vita eterna. E allora la buona notizia di questa profezia di Daniele 8, la profezia dei 2300 giorni, è che per quanto ci riguarda la purificazione è già in atto, perché essa è iniziata in cielo nel 1844, l'anno in cui appunto scadono i 2300 anni di Daniele 8,14, e si concluderà invece sulla terra al ritorno di Gesù, che proprio per questo motivo riteniamo essere un ritorno vicino. Nel frattempo, proprio a partire dal 1844, cioè allo scadere dei 2300 anni, un gruppo di persone scoraggiate per un errore umano, ma che hanno continuato ad avere fiducia nella parola di Dio, ha dato origine a un movimento che poi si è diffuso in tutto il mondo e che porta insito nel suo nome la vocazione che gli è stata affidata, e cioè annunciare il prossimo ritorno di Cristo e custodire il sabato come segno della fede in Dio creatore. Sì, rispetto a queste date, in particolarmente all'ultima data, no? che troviamo qui nel versetto 12, questi 1335 giorni, no? Che abbiamo visto essere anni, questa data, come abbiamo visto anche dalla spiegazione del pastore Saverio Scuccimari, ci riportano ancora una volta al 1844, come dicevi, e la cosa che mi colpisce è quella frase che noi avevamo già ritrovato di ciò che avveniva nel 1844 alla fine delle 2300 sere e mattine, cioè dire questo santuario che viene purificato. La cosa che mi colpisce andando ad analizzare la frase è che questa frase, queste parole si possono tradurre anche in diversi modi, no? Perché il santuario può essere anche tradotto come luogo santo, luogo santissimo, oppure il santissimo, cioè Dio stesso, in alcuni casi anche il popolo di Dio, no? E sarà purificato, può essere tradotto anche, sarà giustificata, sarà resa giustizia. È interessante anche quest'altra accezione di questa purificazione, perché sarà l'ipotesi che Dio stesso sia giustificato,
è qualcosa anche di reale, perché come noi sappiamo la grande controversia, no? Il grande dibattito sin dall'inizio, no? Di questa esperienza terrena e ancora prima nel cielo è stata l'accusa che l'avversario ha mosso a Dio, cioè dire tu sei un dittatore, noi siamo sotto le tue grinfie e dobbiamo liberarci, no? Allora finalmente, no? Con questo giudizio che si apre nel cielo per poi, diciamo, scendere definitivamente sulla terra, no? Col 1894, chi è che sarà reso giusto, no? Dio finalmente sarà reso giusto, come diceva Daniele anche precedentemente, no? Agli occhi di tutte le creature celesti, quindi sarà chiaro che il suo intento è stato dall'inizio un intento, un progetto d'amore, ma che è stato poi invece spacciato, no? Per una dittatura. Quindi è interessante anche questa accezione della frase. E poi c'è un'altra dimensione, c'è un Kippur celeste che sta avvenendo, che già è partito dal 1844, ma nello stesso tempo c'è un Dio che viene reso giusto da chi? Da un popolo che trasversalmente, no, in tutte le parti del mondo, no, da qualsiasi provenienza, la Chiesa, il movimento avventista nacque da dove? Da diverse provenienze religiose, no? Trasversalmente, persone che si rimisero durante il secondo risveglio nel 1800, si rimisero a studiare proprio le profezie. Ecco, da questo studio noi troviamo un popolo che può rendere giustizia a Dio, come nel passato la Chiesa che si è fatta, che ha imposto la sua presenza e che ha imposto le conversioni, è diventata abominio. Così la purificazione del santuario, così la giustificazione di Dio può avvenire attraverso una testimonianza di cristiani che parlano del vero carattere di Dio. Perché noi sappiamo benissimo che l'ateismo dove è nato? È nato proprio nei paesi cristiani, laddove questa immagine di Dio è stata veramente abbassata e deturpata. Per cui a quel punto si è detto, ma se questo è Dio, Dio non esiste, Dio non mi serve, no? Dio è l'oppio dei popoli, Dio è un'invenzione umana per sopportare le fatiche della vita. Ecco che noi abbiamo un privilegio, ma anche la responsabilità, no? Una responsabilità che diventa anche poi personale, cioè l'immagine che io do di Dio gli rende giustizia oppure contribuisce a creare l'abominio rispetto a Dio, no? Perché le persone che non conoscono Dio personalmente guardano come si comportano i cristiani e riflettono, no, e criticano Dio in base a quello che vedono realizzare dai cristiani. Per cui in questo senso abbiamo un privilegio, ma anche una responsabilità di rendere giusto Dio. Ma allora con questo incontro con Dio che ci viene gridato nel capitolo 12, no, si parla di questo incontro con Michele, con Cristo che ritorna, l'incontro con Dio, molti temono un momento di giudizio, ma dobbiamo avere paura di questo momento oppure no? Ma personalmente, prego. Personalmente credo che questo incontro debba rallegrarci, no? Se ritorniamo un attimino indietro, intanto dobbiamo capire un attimino che cos'è la giustizia di Dio, no? Che non è quella dell'uomo, quindi è un altro tipo di giustizia, no? Se noi pensiamo per esempio ad Abramo, no? Dove ci dice Abramo credette in Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, no? Quindi il credere in Dio. È un po' come se noi avessimo degli abiti sporchi, la giustizia umana è quella di avere degli abiti sporchi, che però poi vengono ripuliti e rivestiti da Dio. No? Per esempio in Zaccaria 3 c'è il profeta che ha degli abiti sporchi quando è davanti all'angelo, ma questi abiti sporchi gli vengono cambiati in abiti risplendenti, rivestiti. No? Paolo nei Filippesi ci dice di essere trovati in lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, no? Come abbiamo detto prima riguardo ad Abramo. Certo che chi non crede sicuramente avrà paura di questo incontro con Cristo, no? Infatti in Apocalisse al capitolo 6 ci viene detto che i malvagi, tra virgolette, le persone che credono un po' meno in Dio diranno ai monti cadeteci addosso, no? Nascondici, no? Un po' come quando Adamo ed Eva, quando erano nel giardino, che avevano commesso peccato, si vanno a nascondere, no? Però Dio, nella sua misericordia, nella sua giustizia, comunque li va a cercare, no? Li chiama
anche se loro si erano nascosti davanti a Dio perché avevano paura in quel momento del giudizio che Dio poteva avere nei loro confronti, no? Ecco, noi non ne dovremmo avere, non dovremmo aver bisogno di aver paura, no? Nel momento in cui noi crediamo che siamo rivestiti della giustizia di Dio, no? Quindi questo cambio di abito, questo abito meraviglioso che ci viene dato, ecco che ci permette di stare piuttosto tranquilli. E tu dicevi però che c'è un momento in cui Dio ci chiama, quindi nel momento in cui sentiamo questa voce che ci chiama e che ci fa conoscere l'amore di Dio, rispondiamo. I malvagi sicuramente, la parola di Dio dice, andranno incontro al giudizio con timore, ma noi e tutti coloro che in questo momento stanno conoscendo Dio e lo vogliono conoscere non devono temere, giustamente come tu dicevi. Grazie per questi interventi. Prima di salutarci vorrei leggere con voi il versetto 13 che dice «Tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi». Quindi il messaggero si era già rivolto a Daniele chiamandolo per nome nel capitolo, ma qui dice «tu», lo dice varie volte, no? E sembra quasi rivolgersi a Daniele ma anche avvolgersi poi a noi, quindi cosa ci lascia per la settimana che abbiamo davanti questo versetto? La bellezza di una parola che non è lontana ma ci interpella, e così come dice l'Apostolo Paolo, la parola è utile a correggere, educare, a convincere, quindi questa parola mi sprona e mi chiede e mi dice, dinanzi alla vita così fragile, sei pronto? Bene. A me colpisce particolarmente questa frase, mi dà un senso di serenità, devo dire, perché qualsiasi cosa accada, no, potrebbe essere vicino un momento della fine, noi non sappiamo mai, ecco, rispetto alla caducità, alla fragilità della vita, però qualsiasi cosa accada, l'eredità per noi è già là, no? Questa casa che Gesù ha detto anche in Giovanni 14, io vado a prepararvi un luogo, questo luogo è già preparato, c'è già una parte, c'è già un luogo, c'è già un nome messo, no? Sopra questa casa per ciascuno di noi, no? Quindi in questo senso poter avere e questo momento di fermo, un momento di riposo, anche questa idea della morte come riposo, nel mio caso, no, io lo vedo molto come confortante, cioè l'idea che ci sia un momento di fermo, un momento di riposo, dopo il quale finalmente il Signore sistemerà tutto, no? Quindi di grande conforto. Grazie. Sì, anche io vedo questa cosa qui del riposo come un momento di riflessione anche personale, no? Di tranquillità, di serenità nostra, no? È in attesa che appunto, come dice il testo, no? Per ricevere la tua parte di eredità, no? Ecco, noi sappiamo che abbiamo questa eredità che dobbiamo andare a riscattare, no? E quindi questo sicuramente ci renderà sereni, tranquilli e avere la capacità appunto di poter riposare, no? La morte come riposo è, penso che sia forse una delle figure più belle che possiamo avere, no? E quando ci rialzeremo avremo la nostra eredità. E vi ringrazio Samuele, Daniele, Tamara, ringrazio anche tutti voi che ci avete seguiti e vorrei pregare insieme prima di lasciarci e pensavo alla prima esortazione di questo versetto 13 perché dice tu avviati verso la fine, tu ti riposerai, quindi questo avviarsi mi ha fatto riflettere, vorrei pregare per questo, perché che siamo in vita, che ci riposiamo e poi ci rialzeremo alla fine dei tempi, questi versetti ci dicono che riceveremo la nostra parte di eredità, quindi preghiamo insieme. Signore, grazie per lo studio di questo libro così straordinario, che è uno studio che non si esaurisce qui perché lo continueremo nelle nostre riflessioni personali, in famiglia, come Chiesa. Signore, ti ringraziamo perché al tuo ritorno tu ci porterai in un mondo diverso dove non ci sarà la sofferenza, così come hai promesso, dove non ci sarà la morte e ci incontreremo, come leggiamo anche in questo capitolo di Daniele che abbiamo studiato, con quei nostri cari che ci hanno già lasciati. E tu ci dici anche che riceveremo la nostra parte di eredità perché siamo tuoi figli.
e ci darai questa vita piena, sana, felice, quando questo conflitto sarà concluso. E, Signore, noi vogliamo ringraziarti per quello che Gesù ha fatto e per quello che fa per noi e per questa speranza nel tuo ritorno, per quando vivremo per sempre con te. Aiutaci, Signore, però, affinché questa fede che noi abbiamo possa risplendere veramente come una luce e che si possa anche trasformare in azione, che possa essere una fede umile, quotidiana, e che possa dare sollievo agli altri, alla nostra famiglia, là dove viviamo, con le persone che incontriamo. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.